È diventato un eroe di legalità. Beh, io penso che sia opportuno oggi gratificarlo con il saluto e l'abbraccio di tutta la comunità bicegliese, che significa anche incentivare atteggiamenti coraggiosi e rispettosi della legge come quello di questo cittadino nigeriano, ma significa anche garantire allo stesso, se ci sono tutti i presupposti formali di legge, garantire allo stesso anche una prosecuzione di questa vita, di questa convivenza con i nostri cittadini attraverso un sacrosanto lavoro che non avviene con un percorso dell'amministrazione comunale, ma con una richiesta che mi viene fatta oggi da un'associazione di bagnini della città di Bisceglie che gestisce durante l'estate le spiagge pubbliche di questa città. Ci ha dato una lezione anche, bisogna prendere atto di questo suo grande coraggio, ma tutti sanno in città che il sindaco per primo non di coraggio, anche in passato ne ha dimostrato, e penso che questa sia una comunità oggi che vada rispettata ed è coerente sicuramente con quell'atteggiamento coraggioso del concittadino che oggi noi consideriamo tale, perché si è integrato perfettamente, sicuramente verrà rispettato e addirittura amato da questa comunità nei prossimi mesi. La legalità e il rispetto delle norme, il rispetto della convivenza civile non sono dati legati qualche volta a uno status formale, ma sono legati al senso etico, all'educazione, alla cultura, che non può essere contraddistinta dal colore della pelle. Gian Pietro Lo Sapio, un ottimo esempio per tutta la collettività. Beh, direi di sì, tra l'altro anche diciamo inaspettato, nel senso che è quasi diciamo moda far girare, circolare notizie negative che riguardano queste persone che sono temporaneamente presenti sul nostro territorio. In questo caso è stato protagonista di un gesto oltre che coraggioso, anche molto forte. Io direi un gesto di cittadinanza autentica, che proviene da una persona che ambirebbe ma non può in questo momento avere diciamo questo status di cittadino, però probabilmente in questo caso ha dimostrato di essere molto più cittadino degli altri. Il passaggio successivo adesso è cercare di tutelare al massimo la sua incolumità, immagino che ci sia anche una preoccupazione in questo senso. Beh sì, certo, quindi abbiamo già fatto in modo che innanzitutto fosse tutelata diciamo la sua incolumità, la sua sicurezza, cosa che continueremo a fare nei prossimi giorni, ma penso che la comunità in generale, sia quella istituzionale sia quella non istituzionale, si stringerà intorno a questo gesto oltre che intorno alla persona, perché è giusto che cose di questo tipo vengano in qualche modo, anzi direi in tutte le forme possibili, tutelate e giustamente anche, come dire, valorizzate per quello che rappresentano.